Bentornati a linea diretta su Teletruria, le migliori risposte alle vostre domande. Siamo qui con Simona Malatesti, caposala del Centro Chirurgico Toscano, per parlare del lavoro infermieristico. Spesso il lavoro infermieristico, l'abbiamo detto, è un po' sottovalutato, però il rapporto diretto con il paziente, in un momento, per non banalizzare, però sicuramente un po' difficile, dove c'è un po' di paura, dove c'è un po' di... c'è qualche problematica anche a livello psicologico, c'è sicuramente. L'infermiere ha il rapporto diretto col paziente, spesso anche di conforto, di confidenza. Certo, e questa è la base dell'essere infermiere, che è il rapporto diretto con il paziente che viene da te perché ha un problema, si rivolge a te perché tu lo aiuti a risolvere, se piccolo o grande, il suo problema. Devi saper interagire con le persone, devi poter stare a contatto con le persone ed esprimere al meglio la tua professionalità. Questa professionalità però è una professionalità che ha varie sfaccettature, sia a livello professionale che a livello umano. Vabbè, il lato umano è la base del nostro lavoro. Fare l'infermiere può anche essere preso, perlomeno io la vedo in questo senso, come una missione, perché tu ti devi rapportare con le problematiche non tue ma di altre persone, cioè con tutti i loro bisogni che hanno nel momento che si ricoverano dentro una struttura, che può essere la nostra casa di cura come un ospedale. Intanto sono già arrivati due messaggi. Uno è semplicemente grandissima Simona, che non vogliamo dire chi l'ha scritto, però insomma è un forte incoraggiamento. L'altro invece è, beh, poco più, perché si parla di un ringraziamento a Simone e a tutte le ragazze del centro chirurgico, signor Carlo, che è rimasto molto contento di come è stato trattato. Quanto è importante sapere che la gente va via Tantissimo, soddisfatta? tantissimo, è la nostra più grossa soddisfazione. Al di là dell'intervento chirurgico eseguito bene dal chirurgo, al di là di tutta l'assistenza medica che può ricevere, nel momento che un paziente va via e viene da noi caposala a fare i complimenti perché i nostri ragazzi lo hanno assistito nel migliore dei modi, è la più grossa soddisfazione che uno possa avere. Ci sono stati dei momenti di difficoltà in cui ha avuto veramente paura di quello che potesse succedere, e ha capito che insomma bisognava stringere i denti e andare Sì, avanti? logicamente, Senza fare nomi. certo, nell'aspetto lavorativo per quanto riguarda me stessa ho un'esperienza al centro chirurgico di anni, sono 22 anni che lavoro lì dentro, quindi ho passato varie fasi. Quando ho preso il ruolo da caposala eravamo in una fase un po' di cambiamento e hai delle paure che poi con il tempo, piano piano, vanno a dissolversi con l'impegno e l'aiuto reciproco di tutti quelli che ti stanno intorno. La caposala si prende qualche merito e tante colpe. Vabbè, è il ruolo della caposala, e nella fattispecie noi dobbiamo pensare ai nostri ragazzi, al personale che abbiamo e ai pazienti. Poi, ripeto, come ho detto prima, quando un paziente viene ti fa i complimenti per i tuoi ragazzi, questa è la soddisfazione più grande che puoi avere. Spesso si dice che i medici, gestire i medici, e anche spesso, è anche peggio con i chirurghi. E al centro chirurgico sono praticamente tutti i chirurghi tranne gli internisti, non sia facile. Questo rapporto tra infermieri, medici, sia gli internisti che i chirurghi stessi con cui vi rapportate, penso, quotidianamente, come lo gestite? Soprattutto quanto è facile o difficile? Io penserei più difficile, però insomma, lei ce lo può spiegare meglio. Difficile perché appunto sono chirurghi e quindi un chirurgo ha delle responsabilità che vanno sopra quelle che può avere un infermiere. Nel nostro ambiente abbiamo delle figure di medici internisti che sono, noi li chiamiamo hospitalist, che sono 24 ore su 24 all'interno del reparto e interagiscono con l'infermiere nell'assistenza al paziente. Con questo tipo di medico dobbiamo avere un contatto, abbiamo un contatto molto stretto e logicamente non subito, ma con l'andare del tempo si instaura un rapporto di fiducia reciproca, logicamente. E noi lì abbiamo anche un'altra figura che chiamiamo specialist, cioè è Cioè, quindi l'internista l'hospitalist sarebbe il medico interno nel fisso. reparto. Lo Ok. specialist è quello che si occupa direttamente del paziente specifico, c'è cioè quello per l'ortopedia, c'è cioè quello per la chirurgia e supporta ancora di più l'internista del reparto. E chirurgo. Il chirurgo è quello fondamentale che porta i pazienti in casa di cura, quello che li opera, quello che fa sì che il paziente sia contento quando esce.
lo vediamo e non lo vediamo, nel senso che parecchio del tempo lo passa nel blocco operatorio. Quindi più che altro noi ci interagiamo con gli hospitalist e gli specialist. Quindi vi salvate un po' evitando il rapporto diretto con i chirurghi, che possiamo dire così. Storicamente non è mai così semplice, così lineare. Un po' di numeri anche per quanto riguarda, ricordiamo che insomma il centro chirurgico toscano si articola tra centro chirurgico toscano e Poggio del Sole. A livello infermieristico quante persone ci sono, quante caposala ci sono e diciamo una panoramica su queste due strutture. Se parliamo di caposala, per come è sviluppato il nostro lavoro, sia nel blocco operatorio che nel reparto, e ne abbiamo una la mattina e una il pomeriggio, appunto per soddisfare qualunque tipo di esigenze possono esserci all'interno del reparto stesso. E infermieri fra centro chirurgico e Poggio del Sole ne abbiamo una 75 circa. Più abbiamo un'altra figura che sono gli ausiliari, che una parte è dedicata alle pulizie dei vari reparti, una parte sono quelli che si occupano di portare i pazienti in sala operatoria e riportarli in reparto, sono una 15 circa. Quindi in totale si arriva a un centinaio di persone su per giù. E quante caposala ci sono? 4 al centro chirurgico, 4 a Poggio del Sole. 4. E il numero dei pazienti come viene diviso, soprattutto come viene gestito? Non è che viene diviso, è i chirurghi, cioè i chirurghi che operano al centro chirurgico e dei chirurghi che operano al Poggio del Sole, quindi i pazienti vengono smistati in base al chirurgo. Dice, trovate a gestire comunque i letti sempre al completo fondamentalmente? Su per giù sì. Quindi questo impegna in dei turni? No, i turni sono normali come turni dell'ospedale, non è che la cosa cambia. Poggio del Sole è però sviluppato come una week surgery, cioè si fa il lavoro dal lunedì al venerdì. Quindi non si lavora nel fine settimana. Ho capito. La qualità del lavoro all'interno del reparto, fondamentalmente ha parlato un po' di accoglienza e un po' di preparazione, e per il pre e il post. Sono momenti chiave. Come viene accudito, se possiamo usare questa parola, il paziente? Il paziente, nel momento che viene la prima fase, in primis il paziente viene accolto dall'accettazione, dove viene poi svolto il ricovero, quindi il primo impatto ce l'hanno con le persone dell'accettazione, che già comunque li avevano chiamati a casa, gli avevano spiegato come sarebbe funzionato il loro ricovero. Poi nel momento che vengono in reparto vengono affidati a un infermiere che li accompagna nelle varie stanze e gli spiega cosa l'iter prevede, cosa gli succederà per il tipo di intervento. La spiegazione, facciamo un esempio classico. La spiegazione può essere breve per un intervento di qualità minore, un pochino più articolata per un intervento di qualità maggiore. C'è poi il momento del passaggio in sala operatoria. Chi si occupa di portare, di passare? Il personale del reparto. Quindi il reparto lo accompagna fino alla sala, fino alla sala operatoria, dove viene consegnato al personale blocco operatorio, e da lì parte l'iter dell'intervento con gli anestesisti e tutto il personale blocco operatorio. Terminato l'intervento, chi lo riporta in reparto? Il personale del reparto viene chiamato dagli anestesisti e quindi tranne lo stretto momento dell'operazione, comunque del tempo nel blocco operatorio, è sempre in mano vostra, possiamo dire. Sì, viene affidato completamente a noi. Nel post-operatorio invece che cosa fate? Tutto ciò che concerne un'assistenza a un paziente, dal controllare le medicazioni, lo stato dei parametri vitali. Per parametri vitali si intende una pressione arteriosa, una frequenza cardiaca, una saturazione, la febbre stessa, ha tutti i bisogni che il paziente può avere. Questo sempre insieme all'internista, all'hospitalist. Sì, perché l'internista, nel momento che il paziente rientra dal reparto, viene chiamato dall'infermiere e controlla lo stato di salute del paziente. Controlli vengono fatti mattina e pomeriggio? Sempre, mattina, pomeriggio e notte. Ci sono casi specifici però, sì. Indicazioni del chirurgo? Ci possono essere indicazioni del chirurgo, indicazioni dell'anestesista. Ah. Indicazioni del cardiologo. Certo. Il paziente viene visionato a 360 gradi, quindi una figura all'interno della casa di cura può dare un consiglio sulla gestione del paziente. Il ruolo della caposala in questo lavoro? Coordina. Caposala coordina, controlla che gli infermieri eseguano tutte le cose che devono fare, gestisce il reparto e interviene laddove dovesse essere necessario. Quindi diciamo che è una specie di ombrello sopra
che controlla, un paracadute, meglio paracadute forse come esempio, a 360 gradi, 24 ore su 24. A notte stiamo a casa. Però, insomma, la responsabilità diciamo Sì. che non finisce mai. No. È contenta dei suoi ragazzi? Risposta flash. I miei ragazzi sono fantastici. Sono orgogliosa di avere questo gruppo di ragazzi. Perché li ha cresciuti lei o perché sono bravi per Perché in proprio. parte li ho cresciuti io, questo è vero, però in parte hanno un'umanità dentro che li fa veramente onore e li fa lavorare come devono lavorare, a mio modo di vedere. Quindi, visto anche che mi raccontava prima del feedback, dei giudizi che danno i pazienti, diciamo che sul personale rarissimamente ci sono delle lamentele, normalmente sono solo complimenti. Non tutti possiamo sempre essere contenti, quindi è logico che qualcuno trovi sempre un qualcosa da dire, però in linea di massima. Soddisfazione. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra pochissimo, sempre qui a Linea Diretta.